La ringrazio. No, grazie a lei, tenga pure il resto. Grazie. Ed era qui da solo. Ed era lì.
quindi l'ha dimenticato qua. E a caso è andato a finire sotto il giornale. Va bene, ok, è stato un caso, boh. Però se il tuo orologio è questo, l'hai dimenticato qua, giusto? Il mio orologio, sì, l'ho dimenticato qua. Vuol dire che non ci tieni? Allora, non tutte le cose che si dimenticano alla fine sono cose a cui non ci teniamo. Però l'hai dimenticato? L'ho dimenticato, diciamo, per qualche minuto. Sotto al mio giornale. Quindi adesso questo è mio. Perché era sotto il tuo giornale? Sì, proprietà mia. L'hai dimenticato, non ci tieni, è mio. Ho capito. Quindi se io vedo una macchina parcheggiata, basta che la riempio di giornali che sono i miei, la macchina diventa mia. Bene, intanto io questo lo metto vicino ai miei occhiali perché adesso è mia proprietà, perché io l'ho trovato ed è mio questo, quindi non è più tuo, perché ci tenevi, non lo dimenticavi a prendere il caffè e leggere il giornale e ti accorgevi del tuo orologio che era. Allora, io sono venuto, mi sono avvicinato educatamente, civilmente. Ma caldo però, Fa molto caldo. Porca miseria. Mi sta avvenendo proprio un po' di calore che parte dal basso. Ora, io non vorrei dire, no? La mochetta. Sono una persona abbastanza che fa mochetta. Pure lo spiritoso, oltre ad essere corretto, anche un po' spiritoso. E mago? Guarda, io non. Io l'orologio rimane qua. L'orologio rimane là, io non ho problemi. Di solito io i problemi li creo agli altri quando mi viene toccato qualcosa che è mio. Rettifico che è mio, dato che stiamo parlando di un orologio. Comunque, se tu stai dicendo che il tuo orologio è diventato mio dopo che è rimasto sul tavolo, sotto al mio giornale, io l'ho trovato. Bene, tu l'hai dimenticato e l'ho trovato. Chi trova, prende, giusto? Ho capito. Chi dimentica, perde. Ah, funziona così. Forse al tuo paese funziona così. Al mio paese. Tutto il mondo è paese comunque. Le cose di proprietà rimangono del proprietario. Ora, io non vorrei fare una discussione perché già mi sta venendo un po' di bollore e non molto caldo, stafa. Accentua di più la situazione. E poi questo tono che stai usando nei miei confronti mi comincia a disturbare parecchio comunque. No, adesso mettiamo le cose in chiaro, anzi mettiamo sul tavolo. Sul tavolo c'era questo orologio era qui sul tavolo, ok? Sotto al mio giornale, okay? L'hai dimenticato, diventa mio, giusto? Come regola, chi l'ha trovato se lo tiene. Adesso lo vorresti indietro, mi dispiace, è perso, è mio. Ascolta Ciccio, non so come ti chiami. No, io prima di tutto che non mi chiamo Ciccio, va bene? E adesso non so come ti chiami. Il tuo atteggiamento mi sta facendo incazzare. Stai rompendo, diciamo, le uova nel paniere. Sta facendo incazzare il toro sbagliato. Allora, nel mio paese si dice che il toro col toro alla fine si incontrano con le corna. Quindi se io sto disturbando il toro sbagliato, guarda che tu hai svegliato il toro che non dovevi svegliare. Oh, bello, bello, fermiamoci un attimo qui. No, mettiamo i puntini dove vanno messi. Io voglio allora, essere no. Dato che l'orologio mi ascolta, io ora fammi parlare un attimo. Parlare un attimo. Primo non sono tuo amico. Innanzitutto non mi gesticolare davanti. Va bene, perché se mi sto incazzando? Non mi gesticolare davanti. L'orologio è sempre stato mio da prima e lo è ancora ora. Ora io ti sto dicendo, se vuoi che ne discutiamo civilmente, ne discutiamo civilmente. Però vedi che stai abusando della mia pazienza e tu della mia e del mio self-control. Ti uso pure un po' di inglese così. Non parlo inglese. Ci avrei giurato. Perché a stento mi sa che parli l'italiano. Sì, è quello che stai dicendo a questo momento. E questo in questo momento non lo capisco. Allora, ti posso spiegare una cosa, non so se qualcuno te l'ha insegnato, questo mi sembra un atto di maleducazione. Mi stai offendendo, adesso mi sto incazzando. Pure adesso tu calmati. Pure tu mi hai offeso prima. No. Guarda che mi hai offeso prima, non ti alzare perché con me queste cose non funzionano. No, con me queste cose non funzionano. Io sono buono e caro. Io sono buono e caro e non mi parlare vicino perché hai mangiato pure pesante e ti si sente da lontano. Ora ti sto dicendo, infatti si sente, se fossi donna non ti bacerei neanche se mi pagassero €1 milione al giorno. Hai ragione. Ora ti spiego, l'orologio è mio, se vuoi che ne discutiamo civilmente io faccio finta di non aver visto niente completamente, chiudiamo gli occhi, riabbasso gli occhiali. Perché prima li ho alzati per scutare, adesso devi. No, ascoltami, sai cosa penso? Penso che è meglio che gli occhiali li togli e li appoggi lì, perché ti spacco la pancia. Guarda, io li appoggio gli occhiali e se tu sei una persona in grado di spaccare la pancia. Sei un maleducato. Allora fallo, sono qua. Spaccami la pancia. Vai, spaccami la pancia. Non mi dare qua. Spacca l'aria! Però basta, calmo, questo, facciamo il cavalluccio adesso, facciamo il cavalluccio,
tolgo i capelli che sono in mastico. Dai, dai, combatti. Vediamo quello che sai fare. Vediamo quello che sai fare. Dai, fammi vedere quello che sai fare. Dai. Ehi, 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 non vi sembra che il vostro comportamento sia da immaturi? Cosa? Da immaturi. Bella maglietta. Grazie. Non sono cazzi tuoi, mamma, va. Che è meglio, va. Immaturi, stupidi, non è immaturi il momento. Siete. Meglio che ci alziamo e ne parliamo tranquillamente, va bene? Ok. Ok? Io mi alzo. Ok. Ok, adesso ci siamo alzati. Come la mettiamo? Discutiamo civilmente di questa cosa oppure... Come la mettiamo? Ma che diavolo sta succedendo? Cosa? Che diavolo sta succedendo? Chi sei? Come chi sono? Io sono la padrona di quell'orologio. Ne arrivo un altro. Quell'orologio è mio. Sì, è suo. Ah sì, è posto? Ma io l'ho trovato. Sì, certo. Quindi se l'ho trovato rimane mio. Ma siete degli imbecilli allora, quello è mio, e anche se l'avete trovato, rimane di mia proprietà. E vabbè che me lo dice. Ma cosa da pazzi? A noi chi ce lo dice, a noi che ce lo dice. Come chi me lo dice? Getty, dai, dagli la conferma. No, non basta, non basta. Cioè, sei arrivata con l'avvocato difensore. Allora, cioè, insomma. In origine questo orologio è mio. Quell'orologio è mio. Volete la conferma? Sì. Giratelo. C'è qualcosa... A Maria con amore. A Maria con amore. Giratelo. Ma che mi stai a dire, Maria con amore? Come Maria con amore? Allora? Come la metti? Io non leggo, non so leggere. Sicuro, Maria. Sì, mi presti gli occhiali. No, 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 non serve. Ah, no. Grazie. Non... E allora dai, su. Se tu vuoi un regalo, giusto che lo tenga tu. Ovviamente. È successo un piccolo sì, attimo. Sì, okay. Certo. Una serie sfortunata di eventi che hanno portato. Ok? Cioè noi alla fine ci stavamo ad ammazzare, qua l'orologio e tu arrivi non si sa da dove. Sì, non si sa da dove. Con la dedica e tutto il resto. Sì, ci vuole un po' di idiozia, voglio dire, siete idioti. E intanto. Ah, lui? Sì, lui. Io direi che lui non è da meno. Anche perché cercava di rubarlo a me. No, io non sono da meno, ma lui è di più. Sì. Lui lo stava cercando di rubare a me. È inutile che ti allora, ricorda. Non suo, iniziamo a l'orologio è suo, solo perché c'è scritto una dedica. Non solo perché c'è scritto una dedica. Ma potrei avere una zia io che si chiama Maria, me l'ha inciso. Ma come faceva a saperlo? Ma come faccio io a saperlo? Idiota! Mia zia è una che parla poco. Senti, se parli tanto, chiami i carabinieri. Allora, sei la seconda già che mi sta minacciando verbalmente e fisicamente. Prima ho avuto un problema con lui. Adesso lo sto avendo con te per un orologio. Ma ti ci pare può? Poco, un orologio di valore. Penso che meglio non continuare queste discussioni, ragazzi. Ok, abbiamo visto che l'orologio ce la dedica. Si dovrebbe fischiare a questo punto. No, ce ne andiamo noi. Non vogliamo dare confidenza a due stupidi. Va bene, ok, stupido lui. Pure lui, non è no, così. No, lui lo stupido. No? Lui peggio. Grazie lo stesso. Aspetta. Finge che abbiamo accettato. Aspetta, no, aspetta un attimo. Prego, ormai più imbarazzo di questo non. Se capito, no, aspetta, io ragionando. Se l'orologio è suo, andiamo piano. Ragionando. Se l'orologio è suo. Da parte tua ragionando. No, aspetta un attimo. Se quell'orologio è suo e c'è scritto la dedica, quindi è palese, è suo, è confermato, non è tuo. Io questo dettaglio non ci ho pensato. No, non è tuo, cioè, tu mi stavi imbrogliando. Allora, io stavo imbrogliando, è una parola troppo grossa. Sì, mi stavi imbrogliando, quell'orologio non era tuo. Ma tu l'avevi messo sotto il giornale, però non era neanche tuo l'orologio. Vabbè, però lo stavo rubando, ma onestamente ho sbagliato. Lo stavo rubando onestamente. Ah, lo stavi rubando. Lo stavo rubando onestamente. E io che stavo facendo secondo te? Mi stavi fregando disonestamente. Cercavo di rubare onestamente a quello che era onesto più di me.
non ho fatto nient'altro. Cosa? Non ho fatto, fatto, non, ho, non, non ci sento bene da questo orecchio, dimmelo di qua. Allora, tu hai rubato, cercavi di rubare un orologio. Io? Sì. Che cosa ho raccontavo cazzate per rubare un orologio, non dicevo. Come io ci tengo, la verità. Sì, ma io ci tengo moltissimo al fatto di essere più onesto degli altri. Quindi che cosa ho pensato? Ho detto, lui è onesto, cerca di rubarlo, io devo essere superiore a lui, quindi glielo prendo a lui. Non legge con me. Senti, la tua. Cazzo, era mio quell'orologio, me l'avevo rubato onestamente. No, no, era mio, l'ho finto da sopra. Bravo, stare sopra. Io mi piace stare sopra. Io l'ho visto da sopra. Io l'ho fatto. Ti mordo io, eh. Non mordere il cane che abbaia. Il cane che abbaia non morde, cazzo. Ma guarda. Era un orologio da 4 soldi, mi fai tutta sta storia. Cazzo, era un Gucci. Vediamo che cosa riesco a fare adesso. Era un Gucci. Era un... Valeva le soldi, cazzo. E valeva le soldi pure. Ho pagato la rata della macchina. Ne valeva pure. Devo ancora comprare. Ne valeva pure per me, soldi, ma non quanto per te. Ok. Alziamoci, per meglio, perché non ce la faccio più con questa situazione. Ho da vendere, io ho la buona.
In italiano, ma se mi ripiglio mi passa di testa buona. 12 euro. No, no. Manicure, se vuoi fare niente. Mm? Ma che è? Niente. Ah, eppure io ce l'ho. Sì. Tipo, no, tipo, non mi ricordo come si chiama, una specie di gel, ma non è per trattenere il seme permanente. Ma no, che giusto, stop. Ah, mamma mia, che caloria che mi prende solo a sentire queste cose. 300 euro. No, qua in Italia invece no. Ma sulle 150. Poi Emiliano. Ti conviene, veramente. Pulita invece. No, ma sai che fai? Riprendiamo da tutto. Sai che...